La giornata di oggi è particolarmente significativa per lei, per le forze armate e per Torino. Ecco, che cosa significa questo cambio di comando che avviene contemporaneamente alla ridenominazione della vecchia regione militare? Di fatto questo, che è stato un comando interregionale per molti anni, cioè sovrintendeva gli affari regionali delle regioni militari Liguria, Lombardia, Val d'Aosta e Piemonte, si occuperà soltanto delle questioni piemontesi. E gli aspetti interregionali saranno curati dal comando truppe alpine a Bolzano, comprendendo anche il Trentino Alto Adige. Torino, la grande Torino, che cosa significa per le forze armate? Beh, Torino è il cuore delle forze armate, l'esercito italiano è nato qui, ci sono tradizioni straordinarie. Quando è stato celebrato il 150esimo dalla fondazione della nostra patria, Torino è stato il centro delle commemorazioni. Torino trasuda di storia militare straordinaria e Torino per noi è il luogo dove ritroviamo forse anche la nostra ragion d'essere come militari. Ecco, invece Torino per lei che cosa significa? Per me è una città dove mi sono trovato benissimo, una città appunto che sa di storia, di grandi eventi, una città elegante, dove c'è un forte senso delle istituzioni, dove ho trovato sia nell'amministrazione comunale che nelle fondazioni, che nelle associazioni di volontariato, che nelle forze dell'ordine veramente dei colleghi e degli amici. Ecco, possiamo concludere facendoci svelare che cos'è che andrà a fare a Bolzano? Io andrò a fare il vice comandante territoriale al comando delle truppe alpine, quindi di fatto sarò la persona che si occuperà di tutti gli affari territoriali delle 5 regioni che ho menzionato da Bolzano. Perfetto, allora la ringraziamo e le facciamo un in bocca al lupo. Grazie a voi di cuore. Non potrei mai cominciare il mio saluto senza prima ricordare le vittime del vile attentato di Dhaka in Bangladesh lo scorso 1 luglio. In cui hanno perduto la vita anche 9 nostri connazionali e in particolare l'imprenditrice Claudia Maria D'Antona di Torino. Vi chiedo di voler dedicare tutti insieme un minuto di raccoglimento alla loro memoria. A questo riguardo non ci sono parole per consolare i parenti e gli amici delle vittime. Questa ennesima tragedia ricorda a noi che abbiamo scelto quale missione, la difesa della patria e dei valori che essa racchiude. Ci rammenta che abbiamo il privilegio di svolgere una funzione sociale fra le più nobili e difficili. Mi tornano alla mente a questo proposito le parole di Anatole France: le virtù militari hanno dato vita alla nostra civiltà, alla patria e allo Stato. Con questi sentimenti mi accingo a salutarvi nel momento di cambio di comando. Noi militari ben sappiamo che cambiamenti e trasferimenti sono connaturati alla nostra funzione e professione e dovremmo essere pertanto preparati. Ogni volta è un po' uno strappo. Per questo motivo che saluto non senza una vena di tristezza una città e una terra meravigliose, uniche. Prende la parola il colonnello Fulvio Maragoni, comandante subentrante. Autorità civili e militari, gentili ospiti, colleghi, a tutti voi giunga il mio rispettoso saluto e sentito ringraziamento per essere oggi qui in questo giorno per me molto importante. A seguito dei provvedimenti riordinativi di alcune strutture di Forza Armata, da poche ore sono il primo comandante del nascente Comando Militare Esercito del Piemonte, erede del Comando Regione Militare Nord, nel quale esso assumerà parte delle precedenti funzioni e giurisdizioni. A tal riguardo desidero ringraziare il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Corpo d'Armata Danilo Enrico, ed il qui presente Generale Corpo d'Armata Agostino Biancafarina, Comandante Militare della Capitale, per la fiducia accordatemi nel conferirmi un incarico così prestigioso, che desidero onorare con tutte le mie energie e volontà. Ringrazio altresì il Generale di Divisione Massimo Panizzi, Comandante della Regione Militare Nord uscente, che in questi intensi giorni mi ha guidato come un fratello maggiore nell'articolata ma stimolante realtà del territorio piemontese,
con la quale avrò il piacere di interagire quotidianamente. Un grazie anche a tutto lo staff del comando, che per avermi assistito generosamente sin da subito del mio insediamento è stato grato della mia presenza. Infine permettetemi di ringraziare i miei genitori, qui intervenuti, a cui va tutto il mio riconoscimento ed affetto. A tutti voi ancora grazie. Viva l'Esercito e viva l'Italia! Interviene il generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina, comandante militare della capitale. Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto porgere il mio benvenuto e il mio cordiale saluto alle autorità intervenute, alle associazioni combattentistiche d'arma e a tutti i gentili ospiti, che ringrazio per averci onorato con la loro graditissima presenza. Un ringraziamento particolare alla città di Torino, da sempre vicino alle forze armate e al comando della regione militare nord. È doveroso ricordare i nostri caduti, che con il loro esempio ci indicano, ieri come oggi, la via del dovere. Il mio pensiero va anche a tutto il personale che serve con dedizione il paese, nelle operazioni, in patria e all'estero.